Gli amici di YouTube, siamo in diretta su Facebook e su YouTube, ecco, siamo arrivati live anche su YouTube, siamo live su tutte le piattaforme. Puntata zero di Maremmano TV. Abbiate un po' di pazienza, sarà una serata di prove tecniche e aggiustamenti, ma anche in cui vi andremo a raccontare questo nuovo progetto. Abbiamo già Sebi Cosentino che manda i suoi accorati saluti su Facebook. Dario Capograsso, sei tu il padrone di casa, io sono qua un po' a fare la valletta. Mara Altamura ti saluta, Antonio Lamarra su Facebook, vediamo, e anche su YouTube stanno arrivando i nostri nuovi follower. Ciao Dario, saluta la tua platea. Ciao Davide, ciao a tutti e benvenuti sulla Maremmano Processi TV. Quindi altro che valletta, nel senso che diciamo subito che intanto mi scuso per questo mio back così nero, ma hanno pensato bene di in qualche maniera non di spostare quella che è la banda internet nelle mie zone, per cui la diretta quest'oggi la farò in macchina. Non sono contentissimo. Ah, c'è anche il carissimo Sergio. Ciao Sergio, e lui conosce questo mio black back. E niente, sono contento appunto di essere riuscito anche assieme, anzi specialmente assieme al tuo aiuto, di in qualche maniera mettere su questo progetto di cui ti parlavo da un po' di tempo. E insomma, i miei amici della community di Facebook e del canale YouTube sanno che in qualche maniera sono avvezzo a fare un po' di video negli anni in maniera poco continua, ma non sanno che è un amico YouTuber, qui presente Davide Bernia, e grazie a lui, grazie appunto all'insistenza che ho in qualche maniera provato ad avere nei suoi confronti, siamo riusciti a mettere insieme questo nuovo progetto di cui ovviamente vi parleremo quest'oggi e che in qualche maniera prenderà le mosse da un profondo desiderio da parte di entrambi di divulgare conoscenza e di comunicare conoscenza cinofila, che già facciamo assieme a Davide e assieme ai canali della Truffle Academy in un'ambientazione sempre cinofila, ma più orientata in confronti del cane da lavoro alla ricerca del tartufo, e insieme a braccetto vorremmo creare assieme a tutti voi un luogo virtuale in cui parlare del nostro carissimo pastore maremmano abruzzese in tutte le sue sfaccettature, nell'accezione che lo vuole più guardiano del gregge, quindi cane da lavoro, in quella chiave moderna che lo vuole più custode delle famiglie, oppure addirittura acerrimo nemico dei malviventi, insomma, in tutte quelle situazioni in cui un cane poliedrico come il pastore maremmano di oggi può in qualche maniera stagliarsi, dando consigli e avendo Davide come tecnico e come divulgatore ovviamente cinofilo, che ci può aiutare in qualche maniera a destreggiarci nell'ambiente di YouTube, nell'ambiente di Facebook e da tutte quelle domande che ci farete nel corso dei mesi, degli anni e chi lo sa, magari dei decenni. Quindi questa è veramente la puntata zero. Grazie a tutti, tanti mi conoscono, ma insomma la parola a Davide che ci illustrerà anche quelle che sono altre idee che abbiamo in qualche maniera in serbo per voi. Mi dicono dalla regia, ricevo dei messaggi che mi dicono che abbiamo un pochino di ritorno audio, quindi provo a sistemarlo. Anzi, già voi che siete qua in chat e che state seguendo, aiutateci in questo momento di partenza per andare a cercare di essere il più performanti possibile. Intanto, Dario, so che tu hai ancora dei problemi tecnici, quindi non vedi le chat, quindi ti aggiorno io. Salutiamo intanto chi è qui con noi a fare questa puntata zero. Potrete dire, noi c'eravamo quando eravamo ancora appena in 28 durante la live, adesso che siamo milioni, comunque abbiamo. Anzi, Claudia, vedi tu che mi hai mandato il messaggio. Provo a guardare su YouTube se c'è ancora quel ritorno. Adesso ho sistemato il mio audio, se no proviamo a sistemare quello di Dario. C'è Sebi Costantino che dice: ciao, Mara Altamura, sera a tutti.
Antonio Lamarra, Bellissimi Pastori, Brian Cowan, Wagyu, nome estero, ma esclamazione assolutamente partenopea, Sergio Mustica, il micologo di fiducia della Trafola Academy di cui raccontava prima Dario, ciao Sergio, Claudio Mangini dice ciao Dario, Davide Saller, buonasera a tutti, Emiliano Mercandino ci fa sapere che è presente, Gianluca Ciani saluta il padrone di casa Dario. Allora Dario, interessante il progetto della Maremmano Abruzzese TV. Andiamo subito a chiedere scusa a tutti quando ogni tanto mi scapperà il pastore Maremmano e non pastore Maremmano Abruzzese, perché Dario mi ha già detto di stare attento perché ci sono delle grosse dispute su il Maremmano, comune detto per noi avulsi dal mondo dei cani da guardiania e gli specialisti. Dario, perché Maremmano Abruzzese e non Maremmano, oltre perché immagino sia la definizione della razza, ma ci sono anche cenni storici. Allora, per questo dovremmo fare probabilmente 10 puntate di Maremmano Abruzzese TV. Anche il nome, in qualche maniera, è stato veramente scelto ad hoc. La disputa è veramente molto complessa. La razza, appunto, come tutti sanno, è Maremmano Abruzzese, pastore Maremmano Abruzzese, ma ci sono veramente tante situazioni che mi piacerebbe, in qualche maniera, estrinsecare, non da solo, ma perché ci sono, come dire, dei super ospiti che vorranno sicuramente, a cui ho chiesto di partecipare nelle prossime puntate, e con i quali dibatteremo anche del perché, dei falsi storici, delle ragioni vere o in qualche maniera abbastanza bislacche per cui si sono fatte determinate scelte in passato a livello di storia e di storiografia cinofila, per cui diciamo che sono argomentazioni molto delicate e spinose che mi piacerebbe poter affrontare le prossime volte. In realtà ci tenevo a salutare tutti quelli coloro che mi salutano, alcuni dei quali ovviamente conosco personalmente. La pagina Facebook ha raggiunto il fantastico numero di 40.000 follower, che mi dicono non essere assolutamente poco, per cui tante persone conosco, ci sono tanti miei clienti, appassionati, amici, che negli anni mi hanno chiesto ovviamente consigli a quali ho in qualche maniera, in maniera veramente ben aperta, risposto, in qualche maniera ho aiutato, altri che in realtà non conosco. Vedevo proprio ieri, scorrendo gli inside della pagina, che quasi il 40% dei follower non è italiana, per cui ci seguono anche tanto all'estero, e magari in futuro cercheremo di in qualche maniera fare anche una versione più internazionale della cosa, ma dai, diamo tempo a tempo. Ovviamente saluto Emiliano, saluto Gianluca, Gianluca Ciani, non vedo i commenti perché non so da dove arrivano, infatti dobbiamo sistemare questa cosa perché Emiliano Mercandino ci abbiamo messo un po' di ore. Emiliano Mercandino dice vi fucilano. Probabilmente mi fucilano quando dirò solo Maremmano e non Maremmano Abruzzese. C'è Lucio Cozia che dice bau bau, il mio Maremmano vi saluta. Sonia Primomo, ciao Dario, un saluto anche da Sonny Lagottina. Vedo anche che su YouTube è arrivato Radu Enacescu che ti saluta, dice grande Doc, un saluto a tutto. Leonardo da Ferrara, Radu arriva da, ci ha incrociato sulla Trafola Academy. Allora ve lo spiego anche a voi, per arrivati ogni tanto mi vedete distratto, non è che durante, mentre parlo con Dario in maniera assolutamente accorata e interessata, e mi distraggo e faccio altre cose. In realtà io sto seguendo, ho tre monitor e sto seguendo una diretta su Facebook, una su YouTube, e per rispondere a tutti voi che siete in chat ho bisogno spesso di fare delle cose, ma ascolto e sono assolutamente attento, anche se mi vedete girato e fare delle cose. Su Facebook è più immediato, vedo che già state scrivendo. Su YouTube avete di fianco sulla destra la chat in cui potete intervenire praticamente in tempo reale. Queste
sono tutte cose che col tempo andrete a rendere familiari anche per voi che ci seguite. Allora, Dario, abbiamo detto, allora, la prima domanda mi hai risposto, ci vorrebbero 10 dirette e la mettiamo da parte. Ti stavo per chiedere quali sono le caratteristiche del maremmano abruzzese, probabilmente ce ne vogliono 20, eppure quella me la fai mettere da parte, però qualche curiosità toglicela. Allora, due domande a cui rispondere in maniera un pochino, cerca di essere conciso, poi avremo tutto il tempo di approfondire. E allora, perché maremmano abruzzese? Da dove deriva il nome? E iniziando sicuramente facendo iniziando a grattare la crosta di un argomento vastissimo, quali sono le caratteristiche del pastore maremmano abruzzese? Ah, Dario, poi scusa, Sì, ma grattiamo appunto la crosta, ecco. aspetta, c'è un po' di delay, aspetta, volevo dire, ma esiste per come per tipo il CLC, il PT, il Lagotto non ha bisogno perché è veloce, ma per le razze con i nomi si dice il PMA, quindi potrei Esattamente, dire a un certo esattamente. C'è punto l'abbreviazione PMA. quando diventiamo un pochino più intimi col pubblico, dico all'inizio pastore maremmano abruzzese, poi dico ma il PMA e tutti capiamo che stiamo parlando non del PM10 di una roba brutta, ma del pastore maremmano abruzzese. Allora, ti direi che se fossi alla scuola dei miei figli, tu probabilmente dovresti dire il PMA, che è ancora più onomatopeico, come in qualche maniera interpretazione del suono. Però sì, si dice PMA. A me onestamente non piace, ma semplicemente perché boh, mi riempie la bocca pastore maremmano abruzzese. Capisco che insomma bisogna brevare, quindi, ma PMA sì, dai, ci può stare, anche se poi c'è chi dirà no, si chiama PA, quindi pastore abruzzese. Ma in realtà ti dico, pastore maremmano abruzzese secondo me è una buona sintesi anche a livello comunicativo delle due vere anime del cane, no? Ora ne sai veramente poco, alcuni ne sanno di più, ma il cane fondamentalmente ha una storia e un'origine antichissima, che si perde veramente nella notte dei tempi, ed è soltanto la cinofilia moderna che ha voluto in qualche maniera identificare con determinati nomi dei ceppi sì presenti praticamente sul territorio italico, ma comunque non per forza propriamente regionale. La storia del cane è totalmente anticamente di carattere abruzzese. Negli Abruzzi d'Italia, quindi nella Maremma laziale, il nord della Maremma laziale, il cane visse nei secoli scorsi la sua epopea, e tendenzialmente lì il vero nucleo si è in qualche maniera sviluppato, si è cresciuto ed è diventato quello che veramente è, tramite a quello che cioè, è la natura e l'uomo lavorando lo ha plasmato e lo ha reso il cane eccellente che oggi conosciamo, quindi è una razza assolutamente millenaria. L'accezione maremmana è dato da il valore, a mio modesto parere, non insignificante, di coloro che in qualche maniera nei primi anni del Novecento hanno colto proprio in quelle lande, nelle lande maremmane, in Toscana, l'essenza del cane, e l'hanno portata in qualche maniera alla ribalta mediatica, e moderna della cineofilia moderna. Quindi, ovviamente questo ci sono dei detrattori rispetto a questa seconda, in qualche maniera, certificazione del cane. Il cane ovviamente era presente in Maremma, ma non in maniera così intensa, non in nuclei lavorativi così specifici, però diciamo che la storia in qualche maniera riesce anche a valorizzare e dare valore anche a coloro che fanno conoscere e che danno valore aggiunto ad una determinata realtà, ad una determinata cosa. Quindi chiamarlo pastore maremmano abruzzese, secondo me, in qualche maniera dà credito, dà lustro ad entrambe le anime, quella verace che lo vuole gli natali abruzzesi e quella in qualche maniera
un po' più moderna che lo vuole riconosciuto nella cinofilia moderna da una realtà non abruzzese, ma in qualche maniera tosco-maremmana, mettiamola così, se ho in qualche maniera illustrato quello che è successo. A che data risale il riconoscimento del che anno? Riconoscimento del pastore, cioè Sonia prima già che ci dice più bello per stesso, del pastore maremmano abruzzese. Il riconoscimento ufficiale è la fusione di due razze che erano prima, se non sbaglio, però sai, le date mi becchi in castagno, vorrebbe essere il 52. Dai, sì, non grandi linee, cioè. No, e perché poi l'altra domanda che già sì, sei sì, andato sì, sopra è un pochino più pochino, un po' tanto ormai sono più avvezzo verso la storia del lagotto e tutto il resto. Se ti dovessi chiedere se li ha chi sono i nonni del pastore maremmano abruzzese? Ci sono dei nonni oppure era una razza autoctona che è stata direttamente riconosciuto? 1958 ci dice Stefano Bini. No, allora tu dai ovviamente per scontato determinate cose, ma in realtà sono state scritte pagine e pagine sulla storia di questa razza. Detto questo, diciamo Dario, che il maremmano abruzzese è una derivazione di sì. Allora, io non do per scontato niente, non le so proprio. Chiedo. Certo, no, scusami, tra l'altro poi dobbiamo parlare anche di te e del progetto del Truffle Academy, perché non ti preoccupare, tanti quello non è... sanno che hanno a che fare con una persona, un personaggio pubblico, un uomo famoso, quindi Davide Albernia, che vedete alla mia sinistra o destra, e ovviamente titolare e in qualche maniera creatore di uno dei format su YouTube per quanto riguarda appunto la nicchia dei cercatori da tufo e quindi del cane da tufo, in qualche maniera più visitato del web, per cui nel senso non parliamo di pizza e pan bagnato, ma di una realtà che si è consolidata ed è cresciuta e in qualche maniera penso di aver contribuito in parte anche a questo, e ora ho chiesto io a lui di contribuire al mio sogno, al mio progetto e quindi alla maremmano abruzzese, e quindi sono molto contento di essere qui con lui oggi. Quindi lui conosce il maremmano abruzzese e l'ha scoperto un po' venendomi a trovare e lavorando insieme a me, quindi ovviamente principalmente ho paura che mi mangino, ma lo faremo appassionare per più. Sì, ma è una tua sensazione, poi non è mai successo in tanti anni, per cui no, diciamo che tranne Luigi penso tu abbia conservato tutte le membra, anche Luigi, ecco, il nostro amico abruzzese Luigi Di Bacchio, che presto vedrà anche... No, no, Luigi il cucciolo! Anche lui, perché anche lui ha delle competenze... Ah, ecco, Luigi il cucciolo, esatto, che in Sardegna, Luigi il cucciolo era effettivamente tremendo, tremendo, poi era un cucciolone. Per cui, insomma, ecco, quindi quello dicevo, la storia è molto, molto lunga, in qualche maniera, ovviamente non c'è una storiografia vera su questo, ma l'origine si fa in qualche maniera, l'origine del cane si assimila un po' a quelle che erano gli spostamenti delle popolazioni nomadi del nord Europa, indoeuropee, che in qualche maniera verosimilmente transumavano e si muovevano attraverso il continente europeo assieme alle greggi, portando anche dei cani da pastore. Quindi esiste in Europa, in tutta l'Europa centrale, l'Europa balcanica, l'Europa asiatica, mettiamola così, e in qualche maniera costellata orograficamente da montagne in cui venivano appunto mosse le greggi, quindi non si faceva una pastorizia stanziale ma nomade, e queste greggi in un'Europa diciamo in qualche maniera in cui la popolazione, la demografia del lupo, del predatore era decisamente superiore a quella di oggi, non si poteva in qualche maniera pensare di allevare senza cani da guardiania. Quindi questi grandi cani da guardiania, cani da pastore con le medesime caratteristiche, si muovevano assieme alle greggi transumanti e nell'isolamento
tipico, ovviamente non dei nostri giorni, ma dei millenni or sono, determinate popolazioni, determinate di cani con determinate caratteristiche, magari limitate appunto ad una zona regionale, come può essere appunto il centro Italia ad esempio, acquisivano un po' per la pressione naturale, un po' per la pressione zootecnica messa dagli usi e costumi dei pastori che li allevavano, acquisivano determinate caratteristiche che poi si isolavano in maniera molto naturale all'interno di un certo luogo. Per cui tutte le grandi razze simili di cani bianchi europei, magari il pastore del cane a montagna Pirenei, il pastore Tatra, il Kuvac in Ungheria, sono tutti cugini del pastore maremmano abruzzese, con caratteristiche e funzioni simili, ma con delle differenze che in qualche maniera i cinofili moderni vogliono, credono che siano enormi, in realtà non lo sono, ci sono delle differenze lievemente sostanziali, ecco. Ok, quindi essendo, tu dici, una razza molto antica, beh, sostanzialmente alla fine sono bianchi, assimilabili al bianco delle greggi, quindi un nesso tra queste due cose ci dovrà provare a essere, di corporatura possente, quindi in grado di competere con i più o meno grandi predatori, medi predatori, perché adesso forse in branco anche con i grandi. Tra l'altro volevo fare un piccolo disclaimer su quello che ho detto prima. Ci siamo confusi, io intendevo Luigi, era un cucciolo di maremmano abruzzese particolarmente intraprendente, un paio di volte entrando ha fatto il suo mestiere, di grazia, e Dario aveva capito invece Luigi, che è un nostro collaboratore abruzzese che lavora con noi per la Truffle Academy, e ci tenevo a dire che Luigi Di Bacco non ha mai provato a mordermi, ma in realtà neanche Luigi, il maremmano abruzzese, però ci tenevo a dire che Luigi non ha di queste tendenze nei miei confronti. Sergio Mustica, il nostro micologo, invece è arrivata, e questo invece è un altro momento epocale della Maremmano TV, arriva la prima domanda della Maremmano TV fatta dal nostro micologo di fiducia. Domanda: quando si va a funghi e uno viene circondato da 7-8 pastori maremmani abruzzesi, come ci si deve comportare? L'ultima volta gli ho lanciato contro il bastone e gli ho strillato e si sono fermato, poi mi sono allontanato. Allora, Dario, come ci si comporta in una situazione del genere e come giudichi il comportamento del nostro micologo, che ha rischiato la vita, penso, così a naso, però... Allora, io rispondo proprio perché conosciamo il caro Sergio. Allora, tendenzialmente non dovresti avvicinarti in una situazione in cui ci sono 7 maremmano abruzzesi, quindi probabilmente ha poco scandagliato il territorio, magari si è avvicinato un po' troppo a situazioni che magari, appunto, ora parliamo seriamente, non si è accorto magari della presenza del gregge a distanza. I cani sicuramente si saranno avvicinati e sospettiti dai rumori causati al cane, perché ovviamente chi ci segue, non tutti sanno che andare a tartufi normalmente vai assieme ad un cane, in buona sostanza, che poi ti aiuta nella ricerca del tuber. Detto questo, tendenzialmente non dovresti prendere il tuo cane in braccio, sicuramente, perché altrimenti alteri quella che è la percezione degli altri cani, del tuo cane nei confronti di altri cani, e ti potrebbero tranquillamente aggredire. Devi soltanto in qualche maniera far finta di niente e leggermente allontanarti dal luogo del delitto o delitto tale ai loro occhi, con lentamente, non guardandoli in viso, distogliendo lo sguardo, ma non girandoti di spalle, quindi semplicemente questa, quella che normalmente si chiama la flying zone, quindi la distanza tra i cani e te stesso deve essere in qualche maniera aumentata, e a un certo punto, a distanza poi di un 50 metri, quando i cani fondamentalmente non sono particolarmente ostili, capiscono e comprendono che tu non solo non sei una minaccia al loro territorio, alla loro zona, al loro gregge custodito, ma in qualche maniera che
che un'eventuale minaccia comunque si sarebbe sopita perché tu vai mestamente via, i cani da pastore, cani normalmente equilibrati, quindi con un'intelligenza anche culturale nel senso che hanno già affrontato determinate situazioni, abbassano la tensione e vanno pian pian via e tu te ne puoi andare in tranquillità. Questo normalmente succede. Quindi non agitarsi, cani che lavorano sono cani che non cercano lo scontro, cercano soltanto in qualche maniera di intimidire un potenziale predatore. Loro non sanno che tu sei Sergio Mustica, loro sanno esclusivamente che hanno visto in qualche maniera un losco figuro avvicinarsi a qualcosa che in qualche maniera è stato dato ad essi in protezione. Allora, Emiliano Mercandino ti dice giustissimo, Dario. Allora, volevo fare un esperimento, visto che stiamo sperimentando la puntata zero. A tutti voi che siete su YouTube e ci seguite, sappiate che già durante la live potete lasciare un like cliccando sul pulsantone a forma di ditone che c'è qua sotto. Quindi io so quanti siete voi che ci seguite in questo momento e so quanti mi piace ci sono. Facciamo questo esperimento, cerchiamo di far coincidere il numero di persone che stanno seguendo la live con i mi piace. Ed ovviamente, se per quanto riguarda Facebook siete già follower della pagina del Pastore Transumante Abruzzese, se no non vedreste questa live. Per YouTube, se invece ci siete incappati perché appassionati di cani, è anche il momento di iscrivervi al canale del Pastore Maremmano Abruzzese. Questo vi permetterà di avere le notifiche di tutti i prossimi video che faremo uscire live oppure in maniera classica. Quindi, se non siete iscritti al canale, fatelo ora. Vedo che qualcuno... Allora, Dario, l'esperimento non è stato dei migliori, perché sulla richiesta di lasciare il like, due l'hanno lasciato e due sono andati via, i timidi. Però va bene, va bene. Allora, è tutta esperienza. Poi sai quante volte capiterà che tu chiederai di iscriversi, la gente è già iscritta e si disiscrive. Ogni volta che dico iscrivetevi al canale, perdo 10 iscritti, perché sono i particolarmente zelanti che vogliono iscriversi due volte e sono già iscritti, poi se ne accorgono e tutto torna normale. Però c'è sempre vabbè, ci siamo capiti. Graziella Braccini, cosa ci dice? È il più bel cane in assoluto, un carattere solido e tenace, sa cosa deve fare senza che tu interferisca. Il mio è stupendo, serio, lucido e imponente, vi darà un sacco di soddisfazioni, un maremmano non lo prendi in giro. Sergio ci dice: grazie mille, mi si sono avvicinati nel bosco, forse se c'era un gregge, ma non l'ho avvertito. Sergio, prima di andare nel bosco, avverti il gregge, tu tiri sul telefono, chiami, avverti il gregge e se non avevi avvertito il gregge, è normale che poi il maremmano non si aspetta che tu arrivi da un momento all'altro. E abituatevi anche a questa ironia di bassa lega. Allora, Dario, abbiamo... Dimmi. No, dicevo, tra l'altro, appunto, a proposito di questo, qualche giorno fa sono stato nuovamente chiamato da una giornalista, regionale, appunto, una testata giornalistica piemontese, che mi chiedeva, appunto, un po' di informazioni, per ovviamente, problemi che i turisti di fine estate avevano appunto nel visitare le montagne, che ormai in qualche maniera sono nutritamente vissute dai turisti, giustamente. E,
e mi chiedeva appunto come comportarsi con i cani, perché uno dei problemi principali è proprio questo, no? Nel senso, bisogna sempre cercare, il maremmano abruzzese è il cane dell'equilibrio, un cane equilibrato, ma è anche un cane che serve a trovare un giusto equilibrio e una, nella coesistenza tra il mondo naturale, e quindi il mondo dei predatori, che hanno il diritto in qualche maniera di vivere e sopravvivere in un ambiente che sta comunque cambiando, sta diventando sui monti più selvaggio per via dell'abbandono, ovviamente per una urbanizzazione dei centri abitati grandi maggiore ed un abbandono delle campagne. E tra il mondo ovviamente della pastorizia, che in qualche maniera ha avuto il ritorno del lupo e quindi in qualche maniera ha dovuto riaffrontare vecchi temi che in qualche maniera erano totalmente scomparsi, si era persa la memoria del lupo fino a soltanto 20 anni fa, e quello del turismo di massa, delle montagne, che vengono percepite molto spesso, dicono i pastori, come parchi giochi, non penso sia esattamente così, però in qualche maniera bisogna capire e comprendere che la consistenza tra questi due o tre mondi deve in qualche maniera essere portata avanti. Il maremmano abruzzese è un cane assolutamente equilibrato in ogni suo contesto. Quindi ora intanto saluto la mia altra cagnolina, che non è bianca, da Davide, ciao da Buia, e niente, e quindi la gotta maremmano abruzzese, parlare del fatto che in questo ne avrai un altro, parlare anche del fatto che di come intendo appunto portare avanti questo progetto nelle prossime settimane. Appunto mi piacerebbe in qualche maniera coinvolgere, l'ho già fatto, quindi tanti super ospiti arriveranno, gente ovviamente esperta di questo cane, sia da un punto di vista lavorativo che espositivo, i cani da guardia, allevatori, amici, quindi tutti vogliono assolutamente in qualche maniera partecipare a questo progetto, e io sono ben felice di essere garante, di essere in qualche maniera stato l'apripista per un canale che nella mia testa e nella mia mente deve essere in qualche maniera totalmente aperto al dialogo nei confronti di tutti e nei confronti di tutte le anime di questo cane, quindi amici pastori, amici presidenti di associazioni, amici dei canili. Mi piace veramente, l'idea è quella di abbracciare tutte le componenti di questo cane bianco. Negli ultimi 2 anni del Covid ho avuto a che fare con tante associazioni di volontarie, perché mi hanno chiesto una mano per alcuni cani maremmani che sono arrivati con staffette dal meridione, che hanno in qualche maniera trovato delle accoglienze nelle case del nord Italia in situazioni non consone a quella che è la loro indole naturale, in qualche maniera gli avrebbe consentito di vivere. E quindi anche questo mondo delle adozioni è un mondo che in qualche maniera mi affascina, pur essendo un allevatore, perché oltre ovviamente a dare la possibilità a determinati cani di trovare una sistemazione più adeguata, capire come determinati cani si stagliano in determinate famiglie, come condividono gli spazi in maniera a volte adeguata, a volte non adeguata, è un qualcosa che sicuramente interessa e può dare una mano, e può dare sicuramente una mano a ciascuno si dovesse trovare nella medesima situazione. Parleremo ovviamente quindi di tutte le tematiche legate al lupo, al ritorno del lupo sull'arco alpino, perché dall'Appennino non è mai sparito, parleremo ovviamente di questioni caratteriali del cane, cercheremo in qualche maniera di coinvolgere educatori cinofili, scuole di addestramento, insomma tutta una serie, una costellazione di situazioni che col nostro cane bianco hanno veramente tanto a che fare, quindi fare video è divertente, ma probabilmente è meno immediato, e non vedo l'ora di poter parlare, discutere con persone che in qualche maniera di cinofilia ne sanno e che hanno voglia di condividere questa grande passione per noi stessi e per tutti quelli e coloro che vorranno ascoltarci. Radu che ci dice: vedere il doc, conoscere tutti i cani per nome, oltre 200, non è roba da poco. Il allevamento del pastore trasumante è veramente impressionante. E in effetti è vero, li conosce tutti. Cinzia Petracco ci dice: l'anno scorso sono state in montagna, Alpi Risiusi, le mandrie di bovini e di equini sono al pascolo, non ho visto cani da guardia, anche se vi erano cartelli in cui lamentavano la presenza del lupo. Sai qualcosa di questa situazione, Dario?
Oh, sì, allora con i bovini è un po' più complesso, nel senso che il cane si lega facilmente agli ovini, ai caprini e ad altri animali per motivi molto particolari, Cromatici. quindi si crea un imprinting, una situazione di no, una situazione ovviamente di vicinanza extra specifica che lega appunto il cane alla specie da proteggere. Con i bovini è un po' più complesso, quindi se è vero che i bovini, specialmente i vitelli, specialmente se di determinate razze che hanno poca capacità difensiva nei confronti del lupo, inserire un cane non è cosa scontata, il cane tende ad allontanarsi, causando anche dei problemi, quindi probabilmente i cani li hai visti, ma i cani non hanno percepito, non li hai visti, ma sicuramente magari c'erano in numero più sparuto, magari uno, magari due, o magari anche nessuno, però in qualche maniera la presenza dei cani da guardia viene segnalata proprio perché in qualche maniera bisogna creare conoscenza e cultura dell'utilizzo del territorio montano, lì dove purtroppo chi deve fare il proprio lavoro ha bisogno di un ausilio fondamentale per la sopravvivenza sua e delle gregge. I lupi in qualche maniera sono super predatori e in determinati casi anche, non dico accidentalmente, ma nel senso ovviamente il lupo non percepisce. Dimmi, hai salutato. Ah, beh, Dario, se alzavo la mano, Emiliano, la non è prossima. che devi interromperti, era un finisci il ragionamento, poi no, volevo salutare Emiliano Mercandino che ci deve abbandonare, ci teneva a salutarci. Poi, tra l'altro, sono arrivate una domanda che è interessante, questa domanda, perché secondo me poi si porta dietro tutta un'altra serie di racconti che puoi fare, che spesso sono dall'allevamento. Dalle tue parti e ti vedo organizzarti. Cioè, Francesco La Vecchia chiede: sei arrivato in Basilicata a consegnare i tuoi cani? Basilicata è il quartiere dietro casa. Assolutamente I viaggi di sì, certo. Dario Adesso mi sono hanno famosi in chiesto tutta dove sono Europa. Basilicata, dovrei. Sì, esatto. Basilicata, ma effettivamente in Basilicata però non ho consegnato tanti cani. Basilicata penso in tutto ci siano direttamente portati a me un 5-6 cani, quindi effettivamente pochi, ma Puglia, Calabria, Campania, Sicilia è diciamo una terra che ama i miei cani e che in qualche maniera ama me e io amo sicuramente loro, quindi quando posso prendo il mio bel cavallino e in qualche maniera cerco di consegnare i miei cani anche perché tendenzialmente in Sicilia i miei cani sono richiesti per lavoro, quindi anche cani da famiglia, ma principalmente mi piace andare nelle aziende agricole e inserire i miei cani, quindi è quella una delle cose che mi dà più soddisfazione, ma sicuramente anche portare i cani e fare il Babbo Natale nelle famiglie non è male, non è male. Però non parliamo del mio allevamento qua, ma parliamo della razza, parliamo del progetto, parliamo della razza, parliamo del fatto che Davide ti devo prestare un cuccio di maremmano abruzzese, così non ci siamo, per quanto Ragazzi, io già bene c'ho. saluti. Scusate, ma questa è l'ora in cui noi dobbiamo svolgere le nostre funzioni familiari, quindi immaginate che sia un maremmano. Allora, Maral Tamu, Tecnicamente sta aspetta, andando, Davide. non ti preoccupare. Allora, aspetta, ho trovato la soluzione, Dario. Prendo un lagotto bianco, voi dite il colore in chat e io tiro sul lagotto del colore che volete. Ne ho a disposizione un tot. Allora, non parliamo del tuo allevamento, parliamo di. Sì, Dertone. Parliamo di. Questo è un maremmano bicolore molto raro, dal pelo riccio, di taglia piccola. Allora, restiamo sul maremmano. A proposito di addestramento, Mara Altamura ci chiede. Cosa pensi sull'addestramento del maremmano e quale approccio consigli? Ma dipende sempre l'idea di addestramento che si ha. Il cane va educato, non va addestrato. Il cane è sia addestrabile in alcuni casi, ma fondamentalmente sono cani recettivi, ma in maniera comunque molto molto particolare.
Allora, io penso che quando un uomo si interfaccia con un cane, lo puoi chiamare effettivamente addestramento, educazione, lo puoi chiamare in qualunque maniera, però ci vuole intelligenza di approccio. Quindi, se chi lo fa ha empatia e comprende non solo quello che si vuole dal cane, ma anche quello che il cane ci si aspetta da noi, diciamo che tutto va bene. Se il cane si diverte nel fare determinate cose, senza privazioni particolari, senza in qualche maniera obblighi particolari, quello va bene. Il cane, noi con Davide appunto lavoriamo anche sul mondo dei cani da tartufo e addestramento, il cane e l'uomo creano un connubio fantastico tra loro, che hanno portato appunto il cane ad essere quello che è. Per cui bisogna sempre fidarsi del proprio cane, rispettare il proprio cane in ogni sua forma. Non ho capito bene in che contesto mi chiedi cosa ne penso dell'addestramento del pastore maremmano abruzzese, se è riferito al cane da casa oppure al cane da lavoro. Ecco. Se in qualche maniera mi chiarifichi questo punto, magari ti posso dare anche un risposta più precisa. Aspettiamo la richiesta in chat, l'approfondimento della domanda. Ah no, Cite Petracco prima dice: scusa, è partito il post. I cani devono stare legati al pedisciusi perché è un parco. Oltretutto, il mio era legato con l'unghina. Se dovesse incontrare cani da guardia, spesso i sentieri attraverso i pascoli, come mi devo comportare? Il mio maschio rompipalle. Cinzia, abbiamo un pochino già risposto Dario un po' prima a Sergio rispetto al comportamento corretto da tenere in passeggiata quando si incontrano dei cani da guardiania. Cristian Di Giacomo dice: buonasera, sui bovini è vero, non è che la razza sia molto usata, ma ho visto con i miei occhi sul Monte Velino circa 7 cani di pastore maremmano abruzzese con una quarantina di capi. Cristian ha trovato ancora un'altra via e sono cani past mare abr. Allora, tra cani past mare abr, allora vado su PMA, se no cani da pastore maremmano abruzzesi. Scusate, sto cercando il modo di ottimizzare i tempi. Quindi lui dice bovini e maremmani abruzzesi. Io avevo un'altra domanda invece, Dario, da farti, legata proprio a quest'argomento qua, così le puoi mettere insieme rispetto alla top 10 delle prede dei lupi o comunque dei predatori. Sostanzialmente, se il bovino rientra nella piramide alimentare del predatore, se ci rientra in maniera residuale, perché comunque il bovino è anche in grado di mettere in atto soprattutto se in mandria, degli atteggiamenti difensivi, che magari l'ovino, il caprino è più complicato. Così almeno da quello che dalla mia formazione su Focus e Naturali Channel, che dici, Dario? Quindi un po' la domanda che ti hanno fatto, cioè la domanda, la considerazione che hanno fatto è un po' se esiste una top 10 delle prede del lupo. Chi mangiano prima di arrivare i miei lagotti? Allora, il lupo è un animale opportuno, quindi diciamo, rimarchiamo il fatto che appunto stiamo cercando di rendere il canale un canale divulgativo e quindi non me ne vogliano coloro che ovviamente quotidianamente hanno a che fare scientificamente con questi argomenti. Non che io non ne sia al corrente, però penso che non sia richiesto in questo contesto di parlare approfonditamente appunto di questo argomento in maniera, ecco, totalmente approfondita. Quindi il concetto è, allora, la protezione dei bovini ovviamente il cane la fa in maniera costante. Io stesso in Germania ho diverse mandrie protette da miei cani, in Germania e in Francia. In Italia ho dato dei cani, ma onestamente non li ho mai seguiti, non ho avuto feedback importanti, quindi ammetto questo con i bovini. Mi è stato chiesto un aiuto, ma poi
probabilmente si è fatto in maniera differente. Però, ripeto, in Germania ho dei cani stabilmente con dei bovini che lavorano in maniera ottima, lì dove il lupo tra l'altro è presente in quelle zone in maniera molto molto stabile. Il lupo ovviamente ha una catena alimentare che non prescinde ovviamente dalla predazione di fauna selvatica, quindi fauna selvatica può essere piccola fauna selvatica o anche grossi animali tipo cinghiali e ovviamente caprioli, in qualche taluni casi anche daini e cervi lì dove presenti. Lì dove questo tipo di fauna non fosse presente, il lupo si nutre ovviamente, essendo una specie opportunista, anche di altri piccoli mammiferi, quindi roditori, roditori ed altri animali, anche altri piccoli carnivori tra l'altro. Il lupo è in grado anche di trarre vantaggio e beneficio alimentare da feci non digerite di erbivori, quindi anche quello per il lupo è fonte di nutrimento. E in situazioni particolari in cui è comodo per il lupo predare degli animali al pascolo, il lupo si avvina perché è opportunista. Se non c'è la presenza di un deterrente, che può essere o un cane da guardiania o una squadra di cani da guardiania o in qualche maniera intanto degli altri tipi di deterrenti non tanto utili ma comunque presenti, tipo le reti antilupo elettriche, il lupo si avvicina e può predare ovviamente altri animali. Il più predato per situazioni contingenti è l'ovino, il caprino, ma i lupi tranquillamente possono attaccare sia in branco che singolarmente gruppi e mandrie di bovini, sia vitelli, sia manze, asini, cavalli al pascolo e quindi anche grandi animali. E questo è in qualche maniera è un aspetto culturale dei branchi lupi, nel senso che quando la predazione casualmente avviene in determinati contesti, questo può essere passato di generazione in generazione, perché, come dire, il genitore o il gruppo insegna alle future generazioni a predare determinati animali. Quindi è questo, nelle nostre campagne e nelle nostre montagne avviene sempre più frequentemente. Va da sé che noi abbiamo allevato negli anni scorsi razze di animali e di bovini non avvezze più alla presenza dei lupi, per cui ad esempio, ti faccio un esempio, sai, esistono le rosse, vacche rosse valdostane che tendenzialmente non sono così difensive nei confronti ovviamente del lupo, o ci sono altre razze che in qualche maniera, tipo la podolica calabrese, che ha sicuramente delle fasi difensive nei confronti del vitello molto molto più accentuate. Quindi dipende anche che tipo di razza, che tipo di popolazione di vacche fondamentalmente si sono allevate fino ad oggi. Quindi vi è anche un cambiamento non solo tanto dell'utilizzo del pascolo alpino, ma anche della razza che aveva inizialmente interessavano soltanto determinati tipi di attitudini, quindi le attitudini di rusticità e di produttività. Ad oggi anche, come dire, linee guida per la selezione di alcune razze vertono anche sulla salvaguardia dei vitelli al pascolo, quindi sono razze che sanno difendere molto meglio, così come i cavalli, così come gli asini, però comunque il cane inserito ad oggi molto spesso è una delle poche vere utili armi che si hanno per fare ancora zootecnia in Italia o anche in Europa. Allora, parliamo. Quindi non di animali. Manuel... Allora, spero di non averti fatto attendere troppo, sono tornato dalla parte di YouTube, ho visto che c'è Emanuele Colangelo che dice «Grande Dario e tutto lo staff del Pastore Transumante. Leone da Parma vi saluta, un maremmano meraviglioso, il nostro guardiano di casa e tutore dei nostri bambini. Un abbraccio da Emanuele». Dario, stavo anche pensando che questa finalmente potrebbe essere l'occasione per convincerti, visto che te la chiedo da anni, a regalarmi una felpa del Pastore Transumante, sennò sarò costretto a continuare a fare le dirette, meglio una giacca softshell, con la felpa della Truffle Academy. Ho capito, tu ce l'hai, sei maniche corte, è novembre, ma abbiamo dei cambiamenti, un climate change,
impegnativo, noi per andare anche a un po' a esorcizzare questo climate change, io dovrei fare delle dirette a novembre con una soft shell del pastore transumante, io te lo dico, ne va per il brand, non che. Ce l'ho fatto. Allora, ma no, non mi devi rispondere subito, basta che domani quando vengo ti organizzi. Mara Altamura dice: la mia l'ho adottata in un canile, vive all'aperto in giardino, quando vuole fa una capatina anche in casa. Ho notato che se la porto in giro non ama la vita da città. Per esempio, passeggiare tra la gente, ma credo che sia una loro caratteristica, giusto? Tra l'altro, Dario, scusa, prima di No, farti non ha la... senso. Aspetta, aspetta, scusa, ti volevo anche unire un'altra cosa, che io ci terrei tanto a salvare la vita a una coppia di ragazzi che sono venuti qui con il loro lagotto, però hanno anche altri cani. E avevano appena deciso di prendere un maremmano maschio da tenere in casa perché erano indecisi tra mettere l'inferriata alle finestre o tenersi un maremmano maschio in casa. Ci teniamo un maremmano maschio in casa perché vivono isolati e hanno paura di intrusioni dall'esterno. Questo va un po', secondo me, insieme alla domanda che ha fatto Mara rispetto alla memoria di razza del maremmano, oltre il suo ruolo di cane da guardiania, quindi anche più in generale, a parte questa battuta che ho fatto rispetto, che poi salvagliela la vita, ma in generale rispetto al cane da guardiania vissuto come cane da famiglia. Anche prima si parlava di tutore dei bambini, cioè, tra virgolette, non che fosse realmente il tutore. Questo aspetto qua sarebbe interessante da andare a approfondire. Sempre a grattarne la crosta, poi lo approfondiremo nel corso delle dirette. Certo. Allora, intanto volevo rispondere alla ragazza di prima, nel senso del suo cane che non ha tanto piacere a in qualche maniera vivere in città, ma in realtà non è tipico della razza, quindi probabilmente il tuo cane non ha tanto piacere a fare questo perché in qualche maniera gli input che gli arrivano dalla città non la fanno stare a suo agio, un po' per, come dire, dinamiche neurali che lei ha innescato, un po' semplicemente per il suo vissuto che la porta magari a reagire in maniera non estremamente piacevole degli input che gli arrivano dalla città. So, il maremmano abruzzese può essere tranquillamente un cane che può mostrare della diffidenza, ma c'è un'eterogeneità abbastanza varia, sia genetica sia comportamentale all'interno della razza. Io distingo spesso i cani all'interno delle cucciolate per ruolo di branco, ogni soggetto ha una sua specifica individualità che va in qualche maniera rispettata, quindi io ti direi che senza forzare troppo dovresti in qualche maniera provare ad assecondare questa reticenza del cane a in qualche maniera non dare spesso eccità senza dover per forza forzarlo per in qualche maniera dover rispondere a esigenze che ti arrivano da parte degli altri e dover far socializzare, tra virgolette, il tuo cane è quello che può aiutare, può essere più socievole, ma se non ha piacere a impattare con quelli che sono gli elementi della vita cittadina, probabilmente non forzarla su quello, questo ti direi. Rispetto invece ad avere un cane maschio in città, come in casa, come deterrenza, io direi, ecco, fate bene attenzione perché ci sono cani e cani, ma cani specialmente che hanno una tempra molto forte, cani a guardiania con tempra spiccata da guardia, fondamentalmente la vita nell'appartamento sicuramente non fa per loro, ma non fa per loro non soltanto fisicamente, tanti pensano che sia soltanto una questione fisica, cane grande in appartamento si muove poco, no. Questo è l'ultimo dei problemi, è una questione mentale di ruolo di branco. Un cane in qualche maniera di questo tipo, un cane primitivo, quindi noi molto spesso facciamo il paio con i lagotti, con Davide, perché li conosciamo entrambi. Il lagotto è un cane socialmente dipendente, che dipende tanto dal padrone, un po' come può essere un Labrador, un po' come può essere un pastore tedesco o i cani da conduzione, quindi che poi faremo anche le differenze tra cane da guardiania e cane da conduzione. Sono cani che hanno bisogno del padrone, che vivono di input che arrivano dal padrone. Maremmano abruzzese non è un cane di questo tipo, è un cane socialmente indipendente e lì dove forziamo troppo determinati schemi di cooperazione o di in qualche maniera
vita Interazione. assieme, spazi assieme, risorse di cibo assieme, interazione assieme, lì poi avremo una risposta al cane maschio quando la secrezione di testosterone diventerà importante, che può essere differente da quella che ci saremmo magari aspettati. Quindi il cane può andare in competizione con noi non ci aspettiamo ovviamente questo, ma dal suo punto di vista il linguaggio che noi abbiamo usato viene tradotto in una maniera differente che noi non ci aspettiamo. Quindi facciamo bene attenzione, perché io non mi porterei un cane maschio in casa. Sicuramente, pur essendo all'esterno cani in un equilibrio pazzesco, i maschi in appartamento sono problemi, possono essere problemi. Dario, io ho iniziato la mia formazione rispetto al cane da guardiania, un po' principalmente incontrandoli quotidianamente, ma poi anche andandomi a leggere delle cose, ammetto senza avere grossa cognizione di quali siano le fonti più attendibili o meno attendibili, ho trovato dei ragionamenti che a livello logico mi sembravano interessanti. Proprio su questa parte qua riguardo alla memoria di razza del PMA, del pastore maremmano abruzzese, e sostanzialmente ho trovato mille robe che mi sembravano un po' poco plausibili, e però ho trovato anche queste descrizioni che sostanzialmente lo portavano come un cane, un po' riprendendo anche quello che dicevi tu adesso rispetto all'interazione con l'essere umano, la condivisione, la sua indipendenza, anche ad essere un cane, insomma, che trova un po' il suo optimum nella ragione per cui è stato selezionato, quindi quella di avere il suo di vivere felice con il proprio all'interno del proprio gregge, anche per ragioni di scambio di favori, diciamo, che poi magari racconterai nel corso delle dirette, e che però comunque è un cane che sta bene, appunto, col suo gregge, magari col suo pastore, ma non è un cane avvezzo alla socialità. Quindi sostanzialmente, da quello che ho letto, da quello che ho dedotto, da quello che ho letto, non è il cane magari che mi porta a fare l'aperitivo in un luogo affollato di gente sconosciuta. Questa cosa potrebbe creargli magari è in grado di gestirlo, però potrebbe metterlo in una situazione di disagio perché lui sta bene nel suo mondo di pochi umani, del suo branco di umano di riferimento e della sua gregge. Portarlo in situazioni troppo milanesi potrebbe metterlo un pochino sotto stress. Questa cosa ha senso o no? Dimmi no, non è un problema. No, assolutamente no. No. Infatti, ti dico assolutamente no. Ti dico assolutamente no, nel senso che qualunque cane cresciuto nel mio allevamento, per esempio, tu puoi tranquillamente prenderlo, portarlo in una città e il cane non darebbe nessun tipo di segnale di stress particolare, proprio perché sa essere cane ed è cresciuto e sa in qualche maniera, avendo comunicato con i suoi simili e con noi in maniera equilibrata, sa esattamente quali sono i suoi limiti e di non aver paura da input particolari. Quindi sono cani molto molto intelligenti, il fatto della memoria di razza è qualcosa che può aver senso, ma è anche opinabile, nel senso che cos'è la memoria di razza? La memoria di razza è probabilmente un insieme di istinti che il cane mette in gioco come reazioni a determinati input, non può che essere quello. Nel senso, noi pensiamo al cane, quindi quando si pensa alla memoria si pensa al cervello, quindi il cane è un'accia cerebrale totalmente differente dalla nostra, in cui determinati istinti agiscono in maniera preponderante e le cognizioni
sono ovviamente elaborati in maniera totalmente differente e non esiste l'immaginazione, ad esempio, nel cane. Quindi, in qualche maniera, il cane agisce per istinti, ma quando il cane sa di essere cani e le sue reazioni sono sempre molto equilibrate, il cane non patisce il fatto che l'ambiente intorno a esso possa cambiare. O meglio, in alcuni cani succede, in altri cani non succede, ma non è una questione di razza. Quindi un pastore maremmano abruzzese ben equilibrato può tranquillamente fare il cane da città, può tranquillamente andare a fare l'aperitivo ed essere molto più tranquillo e serafico di qualsiasi altro tipo di razza. Dall'altro potremmo fare assieme a te qualche prova. Cani cresciuti sempre in un ambiente agreste, che in città, ma io ovviamente l'ho già provato, sono cani veramente eccellenti ed eccezionali. Quindi la risposta da questo punto di vista è no. Quindi il cane deve essere cane in quanto tale a tutto tondo. Ma ho perso Dario, tu sai totalmente che il focus, io volevo dire un'altra cosa e ora non mi viene in mente. Dario, tu sai che io da tempo sto studiando la giusta simbiosi per il cane da guardiania, per cane da tartufo. Quindi andare a tartufo con il maremmano, fare una coppia maremmano-lagotto per non avere problemi col lupo nel bosco. Quindi si aprono nuove frontiere, quelle da guardiania, che oltre a guardare cani da animali da gregge, da mandria, possono fare la guardia al lagotto mentre è nel bosco. Adesso ho detto una fesseria. Abbiamo su YouTube, che gli darei un amico, abbiamo una domanda che arriva da credo sia un ciclista. Sì, è un ciclista che chiede: salve, puoi chiedere a Dario se è pericoloso lasciare libero un maremmano che a tutti i costi vuole allottare un branco di cinghiali che girano liberi vicino alla mia campagna? Ha un coraggio pazzesco. Lui da solo contro almeno 12 cinghiali, anche pelli grossi, appena li sente, arriva, scavalca la rete e parte tutta la notte ad abbaiare e scende giù fino al vallone, fino ad allontanarli. Ho paura che qualche volta possa finire male. I cinghiali diverse volte lo hanno caricato. Allora, questa è la domanda. La questione del ciclista. Dario, non ti fare domande, mi sa che l'abbiamo capita solo io e lui, però ha il suo perché. Tu non farti domande sulla questione della bicicletta, sul resto rispondi pure. Allora, che un cane vada in qualche maniera, un maremmano abruzzese abbia avversione nei confronti dei cinghiali è abbastanza normale. Sul fatto che sia pericoloso, il rischio c'è, però è un rischio probabilmente accettabile. Il cane è sicuramente più rapido e veloce di noi, quindi se va, si sa anche fermare. Normalmente i rischi sono per i cani da caccia. Cani da caccia normalmente ai veterinari arrivano lacerati perché non hanno l'inibizione, nel senso vedono un cinghiale caricare e cosa fanno loro? Se ne fregano altamente, vanno oltre. Maremmano abruzzese è un cane che non cerca lo scontro, come dire, ha il senso di conservazione della specie, spiccato, 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 per cui sì, in qualche maniera cerca di fare deterrenza, cerca di allontanare, cerca di intervenire, ma in qualche maniera anche come non farsi male. Poi ecco, l'incidente può sempre avvenire, ovvio, ma in qualunque situazione di questo tipo l'incidente può avvenire, per cui io non mi farei troppi problemi. Se è necessario che il tuo cane faccia questo per tenerli lontani dalla tua proprietà, io glielo lascerei fare. In tante situazioni mi hanno chiamato, ok, sono situazioni meno rischiose perché c'è la recinzione e il cane è all'interno della recinzione, ma un cane sicuramente è una delle poche soluzioni per tenere lontani la fauna selvatica dai perimetri in campagna. Ariana Emma, have some marmots, but I can't understand you guys. Don't worry, Ariana. Next time we can translate the live, and maybe we can put the subtitle on the video when you can when quando Dario intervieni, quando una volta che l'abbiamo caricato. Yes, Ariana. Yeah, Davide said that we will try to put subtitles to the stream,
in the way that you can understand what we say. But we were also organizing to do some video for English speakers or for the international friends. So next streamings there will be, we will try to do it in English. So thank you that you are following us. Leo, Emanuele Colangelo, thank you. Emanuele Colangelo dice: Leone è la mascotte all'uscita di scuola di mio figlio. Logicamente abbiamo fatto un lavoro con Leone e con i bimbi che si avvicinano, perché il rispetto reciproco vale per qualsiasi razza. Mi trovi assolutamente d'accordo. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa diretta. Abbiamo ancora uno squilibrio di almeno 2-3 like su YouTube rispetto a voi che guardate e mi piace che sono stati messi, quindi voi che state guardando cliccate mi piace se non l'avete ancora fatto su questo video, e ovviamente se non siete iscritti al canale della Maremmano TV cliccate anche su iscriviti, è gratuito e riceverete tutte le notifiche dei prossimi video. Qui su invece su Facebook vi abbiamo seguito più da vicino per questioni tecniche, ma ringraziamo tutti e vi auguriamo buonanotte. Dario, buonanotte. Ma buonanotte a te Davide, buonanotte a tutti voi, e sicuramente per la prossima volta saremo molto ben più pronti, e cercheremo di promuovere il primo argomento della serie, e io aspetto tutti voi numerosi, spero vi siate divertiti e spero possiate fare vostro questo appuntamento settimanale assieme a me e assieme a Davide. Va bene, buonanotte a tutti con Maremmano TV, ci vediamo mercoledì prossimo per se non dovessimo aver risposto a qualche domanda. Ricordo, sì certo che te la metto, mi sono dimenticato prima di metterla in apertura, ci teneva tanto, adesso poi in chiusura restate con noi, vi faccio vedere la sigla. Volevo solo dirvi che c'è la pagina di Facebook del pastore Maremmano, il pastore transumante, dove c'è Dario, potete scrivere lì i vostri messaggi e ricevere le risposte che magari non siete riusciti a ricevere stasera. Allora mettiamo la sigla, ve la faccio vedere, dalla prossima volta ve la metto anche in apertura, e sulla sigla auguro a tutti buonanotte, ciao ciao.